gli occhi della città sono giustamente puntati sulla Ticosa, lo scandalo da 40.000 metri quadrati alle porte del centro, la gigantesca ex area industriale in perenne attesa di riconversione. Nel cuore di Como esiste però un'altra area sterminata in attesa di nuova vita. È l'ex caserma militare De Cristoforis, una struttura che una volta ospitava oltre 1.000 militari e che oggi è un centro documentale, quindi sfruttata forse al 10%, nel migliore delle ipotesi. Ospita una manciata di uomini e una montagna di carta, ma potrebbe diventare una cittadella dei servizi. Ne ha tutte le caratteristiche. È ben posizionata, ha spazi immensi e grandi volumi per accogliere ogni tipo di ufficio. Settimana prossima si potrà capire la concretezza del progetto di accorpare nell'ex caserma le sedi di Agenzia delle Entrate, oggi in Viale Cavallotti, Prefettura, in Via Volta, all'interno dei locali di proprietà della provincia di Como, Archivio di Stato, via Brentea, e Direzione del Lavoro, via Bellinzona. Un'idea che circola da tempo nei corridoi di Palazzo Cernezzi, sede del Comune di Como, ed è sulla scrivania dell'assessore a edilizia pubblica, trasporti e mobilità, Vincenzo Bella. In settimana è previsto un nuovo contatto tra Comune e Demanio. L'idea di una cittadella dei servizi piace anche al presidente della provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca. L'amministrazione provinciale, come noto, sta cercando di vendere gli immobili di proprietà per fare cassa, perciò non disdegna di fare un conto delle spese di gestione di Villa Saporiti e magari valutare un trasloco. Ad ogni modo, ogni eventuale progetto sulla cittadella dei servizi alla ex caserma De Cristoforis deve considerare in modo molto attento l'aspetto viabilistico. Accentrare gli uffici in piazzale Montesanto significa scaricare sulla zona un flusso di traffico davvero imponente. Servono quindi posteggi e assetti viabilistici adeguati. Se la pressione del traffico su un quartiere oggi tutto sommato tranquillo è senza dubbio un aspetto critico, esistono però anche risvolti positivi. Una caserma con oltre 1.000 soldati era una città nella città, dava soldi e vita a un quartiere che oggi inevitabilmente ha perso smalto. Una cittadella dei servizi potrebbe quindi dare nuova linfa a un'intera porzione della città di Como.